Potrebbe essere ganzissimo il fatto che dopo il film a qualcuno gli venga in mente di fare questo tipo di percorso, come mi è successo. Una mia amica mi ha detto: ma lo sai che ho visto il film, devo telefonare assolutamente alla mia sorella perché c'è qualcosa da mettere a posto. Ci è voluto un terzo infarto per ritrovarci tutti insieme nella stessa stanza. Cari figli miei, levatevi dai conti. Allora, quando io ho finito di scrivere il film, è chiaro che mi sono chiesto se come protagonisti di Pare parecchio Parigi avessero delle cose irrisolte, avessero delle acredini, dovessero mettersi a sedere, almeno a sedere, poi fare il viaggio è un di più, per chiarirle. E fortunatamente io sono stato sempre, per quanto mi riguarda il rapporto con i miei genitori, è buono. Forse, ecco, bisognerebbe andare a ricercare qualche amicizia che ci siamo persi per dei non detti, qualche parente lontano che non vedi perché è successo qualcosa. Potrebbe essere ganzissimo il fatto che dopo il film a qualcuno gli venga in mente di fare questo tipo di percorso, come mi è successo. Una mia amica mi ha detto: ma lo sai che ho visto il film, devo telefonare assolutamente alla mia sorella perché c'è qualcosa da mettere a posto. Ora poi non so se andranno insieme in roulotte a Poggibonsi a vedere le piramidi come si racconta nel film, ma il fatto stesso che ammetta che ci possa essere un rilegame è una cosa assolutamente positiva. Non tu lo vedi in che condizione è? Questo non è l'ultimo desiderio, questa è l'ultima sigaretta di un condannato. Come si fa ad andare a Parigi senza andare a Parigi? Sei mai andata a Parigi senza uscire da un maneggio? Mia mamma mi minaccia spesso dicendomi: non mi telefoni mai, ricordami quando puoi, non ci sarò più. Quindi, andando anche avanti col tempo, effettivamente questo è stato un piccolo segno. Quindi sì, devo dire che anche l'averlo fatto, aver avuto la possibilità di riflettere su questo punto, sì, mi ha fatto un pochino scricchiolare. Questo vecchio padre, proprio che non ci vede. Hai tante buone qualità. Dimmene una. Forse esiste la timidezza dei sentimenti, nei sentimenti. Essere timidi, nonostante la fratellanza, figlio, padre, c'è una timidezza nel dimostrarsi, che non la capisco in realtà, però esiste. Ma come siamo arrivati a questo punto? Siete anche voi parte del nostro meraviglioso sogno. Che piglio il tampone alcol o cocaina?